Lombardia davanti a tutti nel terzo trofeo Città di Caorle Memorial Lucio Todini. Il Veneto, secondo, scende di un gradino rispetto al 2012 e bronzo per l'Emilia Romagna. Ma c'erano anche le rappresentative di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Marche nella manifestazione riservata ad atleti under 20. La Lombardia ha messo a segno 6 vittorie individuali, esattamente come il Veneto, mostrando però una maggior compattezza di squadra. Il miglior risultato tecnico di giornata al femminile è di un atleta del Friuli Venezia Giulia, Ilenia Vitale, che nei 400 chiude con 55,23. Come gara mi è piaciuta perché ho corso bene, un po' il vento mi ha disturbato, però diciamo abbiamo confermato la prestazione che avevo prima, quindi sono contenta. Gli obiettivi, abbiamo gli europei, abbiamo già fatto il minimo e quindi speriamo bene. Abbiamo i campionati italiani fra un mese e speriamo che vadano bene anche quelli. Fra gli junior, il miglior risultato tecnico del meeting è quello siglato nel lungo da Harold Barruecos, il decatleta del Veneto che a giorni otterrà il passaporto italiano. È andata bene, ho fatto 7.14, sono contento, sono molto contento, sì. E mi sto preparando per i campionati italiani, speriamo che vada bene. Sempre nel lungo si è vista Francesca Marconati, che all'ultimo salto ha ottenuto la miglior misura di giornata. Alla fine sono riuscita a riconquistare la posizione, infatti al primo salto ero prima, dopo sono riuscita a riconquistare la posizione, comunque non benissimo perché ho fatto meno del personale, quindi spero di riuscire a rifare il personale. Il meeting di Caorle, appuntamento fra i più importanti in Italia per gli junior, è stato seguito con attenzione anche dal nuovo direttore tecnico giovanile della nazionale italiana, Stefano Baldini. L'atletica giovanile in Italia sta bene, soprattutto in queste zone, visto che il Veneto ha vinto tra l'altro il Brixia Meeting lo scorso fine settimana per la categoria allievi, quindi under 18, insomma vuol dire che state seminando molto bene. Campionati italiani, ma soprattutto campionati europei. Questi gli appuntamenti nel mirino degli atleti che hanno preso parte al meeting di Caorle, come per le prime tre classificate dei 100 ad ostacoli: Carmassi, Cestonaro, che ha disputato anche la gara del peso, e Morassutti. La gara non è andata esattamente come mi aspettavo, però comunque penso che questo meeting è un'occasione importante perché comunque ci si confronta con le avversarie che avremo anche ai campionati italiani e per me è stata un'esperienza positiva tutti e due gli anni. Io inizio settimana prossima con i campionati italiani prove multiple e juniores, poi ci saranno i campionati italiani juniores di specialità e dopodiché avremo gli europei. Credo anch'io, appunto, come ha detto Ottavia, di sperare appunto di fare questo minimo per gli europei e insomma le migliori aspettative. Ad aprire il meeting però è stata la marcia. Nei 5 km la junior lombarda Nicole Colombi ha staccato tutte chiudendo con 24 minuti 34 secondi ed 82. È andata abbastanza bene, ho fatto una gara più o meno tranquilla, ho un'infiammazione al tibiale che spero passi presto e quindi spero presto di migliorarmi. Fra gli junior nei 10 km il lombardo Todisco ha chiuso poco sotto i 45 minuti e 44 secondi, mentre al terzo posto con 52,03 ed 81 ha chiuso il padovano Chemello. Tornando alle junior, al terzo posto è arrivata la feltrina Marta Stack. È andato bene, meglio di quello che potevo aspettarmi. Sì, è stato un inverno difficile questo, per cui per il momento non ho grandi aspettative, sto ancora cercando di tornare nel mio stato di forma, per cui la gara è andata, direi, molto positivamente. Venendo ai lanci, ed in particolare al giavellotto, il lombardo Contini ha sfiorato i 60 metri ottenendo la miglior misura. Piazza d'onore per Lorenzo Vesentini con 55 metri e 33 centimetri. Non c'è male, però potevo fare meglio. Ho fatto 55-33 con un personale di 59. È stato molto bello, ci sono venuto anche l'anno scorso e qua ho fatto il mio personale anche. Nel getto del peso, buon 17-31 per Lorenzo Gatto delle Marche, mentre fra le junior è la lombarda Zanini a gettare l'attrezzo a 12,91 m. Per la Zanini a Caorle si è trattato di doppietta. Ha vinto anche la gara del disco con 44,14. Venendo al mezzo fondo, negli 800 è Joyce Mattagliano la più veloce, che chiude con 2 minuti 13 secondi e 77. Speravo di riuscire a fare il minimo per gli europei, ma visto il tempo non è andato. Dovevo fare 2,8 e 75, invece ho fatto 2,13, quindi
o come personale 2-9-10. Comunque spero di farlo al Golden Gala, dove farò le gare di apertura. Da invito. Nella stessa gara, buon secondo piazzamento per la veneta Silvia Pento, che chiude in rimonta a 2:14.32. E anche io non sono molto soddisfatta, in quanto uno dei miei obiettivi sarebbe stato quello di fare il minimo per gli europei, anche se non proprio in questa gara. E ovviamente il tempo non era dei migliori, il vento e anche un po' il freddo stamattina. Comunque sono soddisfatta perché ho avuto un bel recupero nel finale e speriamo bene per la gara prossima al Golden Gala. Sempre negli 800 al maschile, Enrico Riccobon sigla il personale e sfiora di un centesimo il minimo per gli europei. È comunque soddisfatto. Si erano inizialmente messi d'accordo con i tipi della Lombardia per tirarla. Poi purtroppo quello che è arrivato secondo non ha avuto il passaggio, insomma quell'altro che doveva tirare non l'ha superato e quindi si è tirato solo tutta la gara e io sono sempre stato dietro e l'ho passato gli ultimi 80, sebbene mi sia dispiaciuto un sacco perché uno che si fa tutta una gara simile da solo è veramente degno di lode. Al secondo posto Migliorati della Lombardia e dal terzo il veneto Michele Scolaro. Bene dai, sì, anche non ho fatto il personale di circa mezzo secondo, ma va bene, sempre buona gara. È una bella esperienza, 2 giorni insieme con tutti gli altri, insomma, molto bello, utile. Nei 400 ad ostacoli ecco il Trentino Alto Adige con un raggiante Matteo Mazzola. Ho fatto 54 e 41, poi me l'hanno rettificato in 54 e 39 e significa il personale per me per prima cosa e sono infatti felicissimo. E dopo è un buon piazzamento nell'ambito, diciamo, dei 400 ostacoli italiano, in quanto è tra le prime 5 sicuramente posizioni. Quindi un motivo in più ancora per essere felice. Sul podio, al secondo posto, c'è anche Tobia Labi. Mezzo fondo e 400H le sue specialità, con a Caorle un bel 55.09. È abbastanza bene, ho fatto il personale, però spero di fare meglio nel futuro. Una seconda posizione, bene sì, però c'è ancora da lavorare e speriamo di fare meglio agli italiani. Il meeting Città di Caorle, dedicato alla categoria junior, è nato 3 anni fa per volontà del Comitato Regionale Veneto della FIDAL, con un intento ben preciso. Per dare un ulteriore motivo per continuare e per evidenziare ancora quelle capacità che ancora magari non sono state evidenziate. Questo evento è ormai diventato una tradizione, e parlavo prima con il Presidente, dobbiamo cercare di garantire sempre a Caorle questo tipo di eventi e manifestazioni di assoluta eccellenza. Va a coniugare il binomio sport e turismo, quindi i valori dello sport, il divertimento dei ragazzi, ma anche la valorizzazione del nostro territorio, delle nostre strutture ricettive e della nostra bellissima località. Tornando alle gare ed in particolare alla velocità, nei 100 piani caratterizzati da un forte vento contro, la veneta Francesca Scapin blocca per prima il cronometro a 12:48. Adesso, cioè, io conosco un sacco di gente adesso che sono in nazionale, quindi li conosco, però è bello perché ci conosciamo persone di regioni diverse, di posti diversi, è bello, è divertente. Fra gli junior è Roberto Rigali della Lombardia a precedere tutti con 10:92. Il padovano Farias Zin è terzo e guarda avanti puntando alla partecipazione agli europei di categoria. Con il vento contro, da un 10:83 a fare un 11:16 è un po', diciamo, alto come tempo, ma punto almeno al minimo per gli europei, tutto agli italiani o prima, almeno voglio avere il minimo e avere la possibilità di andarci, anche se non il top, ma almeno averlo e poter fare una bella figura. Poi è una cosa anche bella anche il Veneto, avere uno che faccia fare bella figura, quindi in un certo senso utile. Nei 400 avanti l'Emilia Romagna con Ivan Nicic, che precede il lombardo Nicula, ed il veneto Giulio Slanzi, quest'ultimo al traguardo con 49:38. Tenendo conto delle condizioni è anche andato bene. Ieri sera infatti ho percepito un dolore al ginocchio e che ho recuperato proprio in extremis un'ora prima della gara grazie al fisioterapista. Il tempo è quello che è, perché 49:39 è mezzo secondo in più del personale, vabbè. È buono viste le condizioni anche. Ritornando ai salti, riecco Elisa Molinarolo. Bella la gara d'asta con un colpo di coda che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio con un promettente 3,70 m. È stata una bellissima gara combattuta tra me e le due atlete del Friuli
e decisa proprio agli ultimi salti, quindi anche passaggi di misure, quindi da 65 a 70, 75 e ho finito con 3,70, comunque i tre tentativi a 3,80 mi fanno ben sperare perché l'ultimo tentativo era proprio vicinissimo, era solo questione di un po' di fortuna forse, ecco. In chiusura di meeting, il Veneto termina al primo posto alla 4% maschile, mentre al femminile il quartetto Veneto sbaglia l'ultimo cambio e consegna la vittoria alle più meritevoli Marche. Ecco le voci dei protagonisti. Era un po' improvvisata perché non ci conoscevamo tanto, però poco prima abbiamo provato i cambi, ci siamo un attimo visti, conosciuti, per almeno diciamo avere un bel rapporto, quindi sì. Una staffetta è sempre una staffetta, dai, c'è da divertirsi sempre. Sicuramente molto positivo, sia per... comunque la struttura che è molto bella, il campo è molto bello, che per comunque l'organizzazione è riuscita bene e le amicizie anche con i ragazzi delle altre regioni, molto, molto positiva questa esperienza. A luci spente rimane la soddisfazione per aver dato vita per il terzo anno consecutivo ad un meeting sempre più solido ed interessante in questo periodo della stagione, in memoria di Lucio Todini, grande amico dell'atletica leggera. È importante avere memoria di chi ha onorato lo sport come Lucio, grande figura di dirigente ma soprattutto di uomo. Molte le idee per la prossima edizione, una la propone il fiduciario tecnico Lombardo che con la sua rappresentativa ha chiuso al primo posto. Vorrei farla completa. Fare gare sabato pomeriggio, domenica mattina con tutte le gare a programma completo. Può essere molto interessante, bisogna lavorarci, però sicuramente darà l'opportunità a tutti gli atleti di poter ottenere dei risultati in vista appunto delle gare successive. Scegli la scarpa più adatta al tuo stile di corsa con Più Sport & Running. Crea il tuo programma di allenamento personalizzato con Show Club e migliora la tua performance. Più Sport & Running e Show Club ti mettono le ali.